d'inci bacco. Lo volete capire o no? Il buio fa male. Eppure c'è gente che vuole mettere la luce nel sacco. Ma a questa gente noi rispondiamo con un sacco di luce. Quando c'è la luce giusta, come quando c'è la musica giusta. E adesso tocca a voi con la scala delle note. Do, fa, sono, mi sento, re, e sono contento, mi, e basta ben poco, fa, facendo un gioco, sol, e dando più luce, la, risposta che piace, sì, avete capito? Sì. Direi, questa sera vogliamo concludere in bellezza con tanti animali, vero dottore? Assolutamente sì, tra l'altro con tanta allegria anche. Ecco, perché ci hanno aperto la puntata i VIP clown, vivere in positivo, questi ragazzi qui, questi pestiferi qui sotto, che fanno che cosa? Vanno negli ospedali dalle persone anziane, nelle casse di riposo a portare il loro sorriso e poi parleremo con loro di un'importante iniziativa che ci sarà proprio domenica 18 a Perugia. La pace del mondo, la guerra del mondo. Accendi una luce, un gesto di pace. Quando oh, c'è basta, la abbiamo giusta. Capito, come sono bravi, basta, basta però, e qui tolgono la scena a noi ragazzi, no, parliamo di cose serie ragazzi, stiamo tutti vicini, Fragolino, allora, Fragolino, allora, andiamo da Svamp? Sì. Io, il mio nome clown è Svamp, il nome vero è Serena. Noi abbiamo tutti un nome clown, infatti tra di noi ci chiamiamo per nome clown perché siamo tantissimi. La nostra associazione è un'associazione nazionale, infatti esiste in tutta Italia, si chiama VIP, che significa non siamo famosi, ma significa viviamo in positivo. E il 18 maggio invitiamo tutti perché ci sarà la giornata nazionale del naso rosso ed è una giornata che viene fatta una volta all'anno per promuovere la nostra associazione e le nostre iniziative, ovvero i nostri corsi, le missioni che facciamo, tutti i servizi che svolgiamo, perché svolgiamo tantissimi servizi durante l'anno, tra gli ospedali, i residence per anziani, ovunque dove c'è bisogno della nostra presenza e di portare un sorriso e l'allegria. Complimenti ragazzi, allora mi raccomando, domenica 18 maggio tutti in piazza 4 novembre a Perugia, l'unica giornata in cui voi potete raccogliere
fondi. Infatti questo è fondamentale, soprattutto guardate benissimo i nostri camici, perché questi qua sono ai falsi. Ai falsi clown, questi sono i nostri camici. Facciamo vedere i camici, ragazzi, inquadriamo bene i camici. Tu no, che ti faccio l'intervista. Perché esistono dei falsi, giusto? Sì, esistono dei falsi clown che chiedono comunque offerte per gli ospedali, ma non è assolutamente vero, soprattutto a Perugia esiste soltanto la nostra associazione, quindi molto attenti, devono avere sempre il cartellino esposto e i camici devono essere di questo colore, ovvero a strisce bianche e verdi, bianche e gialle e il colletto rosso. Questo è il nostro camice identificativo. E se uno vuole diventare un VIP clown, che cosa deve fare? Può contattare il direttivo sul sito, andando sul sito www.clownterapiaperugia.it. Lì troverà tutte le informazioni e potrà contattarci. Ecco, mi raccomando, perché poi se volete diventare clown dovete essere positivi, perché bisogna portare positività laddove c'è dolore. Grazie ragazzi, siete meravigliosi. Voi rimanete con noi. Vuoi far vedere, spettatori, perché si chiama Fragolino? Se Fragolino, scusa, ti puoi girare così facciamo vedere il tuo camice. Fragolino. Ecco, il camice di Fragolino, che è il più pestifero di tutti, eccolo qua. Siete liberi di andare a disturbare anche le nostre pestifere di là, ragazzi, ecco. Allora, scusate, È un po' un'invasione. C'è un po' un'invasione. La Ida gioca con le bolle di sapone. Noi facciamo gli auguri a Maurizio Viola. E poi, vai Arianna. Ovviamente lanciamo il servizio del riuscitissimo Aperidog che si è svolto la scorsa settimana. Grazie, perché amate gli animali, mi raccomando. Amiamoli sempre di più. Ciao. Torniamo a casa. Capire o no?